qualcuno anche non saprà che a Verona c'è un asilo che ha scelto di avere una mensa vegetariana. L'asilo si chiama La Corte dei Bambini. Questo è il libro che Morena Cortesi ha scritto, credo che sia utilissimo perché ci sono ricette e indicazioni pratico-esecutive delle cose. Abbiamo voluto chiedere a questi due insegnanti di raccontarci di questa Corte dei Bambini, che sembra un po' una Corte dei Miracoli. Grazie. Togliendo l'audio perché ci può disturbare. Vuole essere semplicemente una testimonianza di un anno alla Corte dei Bambini. Questo filmato che vedrete alle nostre spalle è stato fatto da una mamma che aveva la sua bambina da noi e che ci ha fatto questo regalo molto bello, che è stato quello di stare con noi in momenti diversi dell'anno e poi testimoniarlo con un video, in modo tale che l'intero anno educativo fosse rappresentato da un unico video. Siccome dura almeno mezz'ora ed è il tempo che abbiamo a disposizione, ci accompagnerà come sottofondo per il nostro intervento. Allora, noi siamo nati come un gruppo di persone che allora eravamo 5-6, io sono arrivato un pochino più tardi, invece Morena era presente fin da subito. Come gruppo di persone abbiamo voluto approfittare di una legge che nel 1990 la Regione Veneto aveva promulgato, ed era una legge molto interessante, che è ancora l'attuale legge che in qualche modo norma i servizi all'infanzia qui in Veneto, è la 32 del 1990. Questa legge aveva al proprio interno una possibilità, prima non era contemplata, che era quella di far convivere bambini, sembra strano, no? Da 1 a 6 anni insieme, cosa che nella storia dell'uomo è sempre esistita, la convivenza di bambini di diverse età, anche molto più grandi dei 6 anni, e i più grandi si prendevano cura dei più piccoli, poi si passavano il testimone man mano che crescevano, ma le strutture istituzionali come gli asili e le scuole hanno negli ultimi anni, negli ultimi 40-50 anni, cercato di separare le età, non solo come scuole ma anche all'interno con fasce d'età. Invece 30 anni fa, quasi 30 anni fa, ci fu una legge che questo permetteva, cioè l'istituzione di un servizio che permetteva lo stare insieme di bambini da 1 a 6 anni. Noi abbiamo voluto cogliere questa possibilità e abbiamo costituito il primo centro infanzia di Verona. Allora fu un progetto in sinergia con un ente pubblico e anche questo rendeva la cosa anche più stimolante, per cui delle esperienze di persone che provenivano sempre dal mondo dell'infanzia si misero insieme su stimolo di un ente pubblico e fecero nascere quello che allora era un progetto sperimentale. Stiamo parlando della fine del 93, primi del 94. Il centro infanzia si contraddistingueva da quello che ho appena detto, ma visto che siamo qui presenti per sottolineare un aspetto peculiare della nostra proposta, che è quello della nostra alimentazione, dico subito che da immediatamente la proposta della nostra mensa fu quella di essere vegetariani e di produrre le nostre proposte di cucina con solo e esclusivamente alimenti di origine biologica. Allora, stiamo parlando quindi di molti di pari decenni anni fa, era una proposta abbastanza originale. Fortunatamente, passando gli anni, la proposta di alimenti quantomeno biologici si è data in qualche modo a essere più frequente, e questo ci rende molto felici. Allora eravamo in pochi. La nostra cucina però, oltre a essere biologica, era appunto vegetariana. La scelta di proporre ai nostri bambini una alimentazione di questo tipo non derivava esclusivamente, perché non era così, da delle scelte personali di noi fondatori di questo asilo, perché alcuni di noi erano vegetariani, altri non lo erano, però tutti eravamo convinti
che la proposta di questo tipo di alimentazione fosse coerente con l'impianto pedagogico che avevamo ideato, avevamo pensato e che in questi 20 anni abbiamo cercato di sviluppare e che si è evoluto. Si sono voluti molti aspetti, uno è rimasto fermo, questo proprio della cucina vegetariana e dell'alimentazione vegetariana con origine biologica. Ed è rimasto fermo e ne siamo molto felici e orgogliosi perché anche è vero che siamo una mosca bianca come proposta, però è vero anche che anche nel menù degli asili nido comunali qua di Verona è presente la possibilità, c'è cioè un menù vegetariano che allora non esisteva, ma adesso invece c'è. E forse c'è perché comunque si è fatta cultura rispetto a questo. Fare cultura per noi significava, significa anche adesso, aprirsi al mondo. Quindi, ecco, in collegamento al nome che noi avevamo scelto, Corte dei Bambini, il nostro intento era quello di essere come una corte, e quindi aperta a chiunque potesse avere curiosità e a chiunque volesse entrare. Quindi un luogo di apertura soprattutto culturale e sociale. E in questo senso noi abbiamo cercato di mettere un pezzettino nel sentiero che poteva portare alla conoscenza di questa proposta. Corte dei Bambini, quindi. La scelta dell'alimentazione, dicevo, è stata quella dell'essere vegetariani, io penso che Morena me lo confermerà, soprattutto all'inizio per un discorso di rispetto, quindi un valore etico che questo poteva essere importante da sottolineare nel momento in cui si ha a che fare con dei cuccioli, in questo caso cuccioli di uomo. Per cui il rispetto della vita è il rispetto quindi che in qualche modo deve venire non solo da un punto di vista teorico di programmazione, che questo ci contraddistingue qualsiasi tipo di scuola, ma anche sotto l'aspetto della prassi, sotto l'aspetto dell'esempio, sotto l'aspetto di quello che facciamo tutti i giorni e non dell'evento. Ecco, questo è un altro aspetto che mi piace sottolineare. La quotidianità, la normalità della proposta e non l'evento che viene in qualche modo illuminato dai fari per un giorno e poi dimenticato. Allora, nella nostra normalità abbiamo deciso che dare da mangiare ai nostri cuccioli, non altri cuccioli o altri animali, ci sembrava un punto fermo molto importante. Altro ovviamente elemento oltre questo etico che sottolinea la sua importanza è stata sicuramente quella, perché la nostra convinzione, supportata da quelli che sono stati via via in questi anni i nostri mentori dal punto di vista nutrizionale, supportata da ormai anche la letteratura, è probabilmente l'alimentazione più confacente alla prima infanzia e anche più sana. Siamo anche convinti che sia anche per l'adulto, ma sicuramente lo è per i bambini. Io mi interrompo 5 minuti perché vorrei lasciare la parola alla mia collega e poi vi tornerò a parlare un pochino della nostra realtà, dandovi un pochino un quadro, perché non abbiamo solo un asilo, ne abbiamo 4, per cui la realtà negli anni si è sviluppata ed è un pochino presente un po' nella nostra città e anche da poco, più di un anno, anche in provincia. Morena ha, come è stato detto all'inizio, raccolto molti anni, non dico quanti perché sono un signore, di esperienza in un libro che condensa un pochino parte dell'immenso patrimonio che abbiamo accumulato in ricette che in qualche modo possono aiutare le mamme e i papà che hanno portato i loro bambini da noi e li ha, dopo un lavoro molto lungo, aiutato da un'altra mamma, ha redatto e pubblicato questo libro che è appunto Il pranzo alla corte dei bambini, che è quello che Morena fa, assieme adesso ad altri colleghi negli altri asili, tutti i giorni per tutto l'anno. Salve. Beh, che dire, quello che ci tengo a dire innanzitutto che non tutti i genitori che portano i bambini nel nostro asilo sono vegetariani. Però tutti questi anni non ho mai trovato contrarietà o opposizione rispetto al fatto che noi lo eravamo. Anzi,
ho trovato molta, molto interesse, molta curiosità, molte domande, molta condivisione invece con quelli che lo erano, lo sono e magari sono anche più indirizzati, non so, penso anche a quelle nonne che hanno dato un grande contributo nella loro esperienza mangiando, non so, non, senza glutine oppure macrobiotici oppure vegani, mentre noi nel nostro menù usiamo certamente tutti i cereali, i legumi, tofu, seitan una volta ogni 15 giorni, e, uova sempre una volta ogni 15 giorni, il formaggio una volta, sì, anche quello una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni. Siamo cambiati anche dal punto di vista della gestione del nostro menù perché con la diffusione di tante intolleranze rispetto ad esempio ai latticini o alle uova siamo indirizzati sempre di più a una cucina più vegana, pur non escludendo questi alimenti. Quindi spesso mi trovo a fare i dolci senza usare uova o burro o latte, usiamo solo il latte di soia o latte di riso anche per darlo a colazione, a merenda. E sì, è un aspetto importante, beh, sicuramente più importante il confronto con i genitori e questo scambio di ricette e di conoscenze, per cui alcuni di loro nel tempo hanno portato dei cambiamenti nel loro modo consueto di mangiare anche a casa. E poi il fatto sì, per noi è assolutamente importantissimo che tutto quello che usiamo proviene da coltivazioni biologiche ed è un valore aggiunto perché ci sta con questa idea di rispetto e di non è solo una questione di salute, ma è anche un discorso di rispetto più ampio che usiamo con i bambini, usiamo nelle relazioni tra noi, usiamo nelle relazioni con i genitori ed è la relazione con il mondo. Quindi sì, è vero quello che diceva prima mi ha preceduto, che verso i 3 anni i bambini cominciano a differenziare, per cui fino a 2 anni i bambini mangiano veramente anche le cose a cui non sono abituati, perché appunto molti di loro non hanno mai mangiato certe cose, le mangiano lì, fino ai 2 anni e mezzo, fino ai 3 anni non c'è problema, anzi amano molto, hanno molto sviluppato questa cosa del mangiare, dopo i 3 anni cominciano a differenziarsi, a differenziare, quindi non è solo rispetto al verde, ma anche rispetto, non so, esprimono una preferenza alla pasta piuttosto che al farro oppure a vari alimenti in modo diverso e ognuno per un modo diverso. Questo non ci ha mai come dire, bloccato, nel senso che abbiamo continuato comunque con la nostra proposta, che altrimenti dovremmo fare solo pasta, riso e pizza, ecco che lì siamo sicuri, patate. Però anche i maestri da parte loro hanno sempre invitato comunque, pur rispettando questo momento che va assolutamente rispettato, non c'è mai stato una chiusura o rinunciare a quello che facciamo e poi la cosa si supera, cioè 4, 5, sono adesso 6 anche, no? Quindi che dire, è un'esperienza assolutamente possibile e, sì, siamo sempre più vegani a 20 anni, mi rendo conto di questo, questa è un po' la trasformazione rispetto anche a 20 anni fa. Qui, ecco, per noi 20 anni fa essere vegetariani era l'esclusione della carne e del pesce, ma consideravamo comunque le proteine, il latte forse non abbiamo mai usato, però usavamo sì i formaggi anche nella cucina. Sì, una bella idea, poi... Sì, però è collegato su come sta tale. Scusa? L'opzione menù vegetariano.
realtà vegetariano c'è nelle scuole statali, sì, però è difficilmente lo mettono in pratica. Sì, oppure lo mettono in pratica, però io vedendo il menù, ad esempio, nella scuola comunale, loro non inseriscono gli altri alimenti, non so, ad esempio i cereali, i legumi, se non vabbè, i fagioli borlotti, io. Forse cici, forse, ma non li fanno, perché ma uno o due non... Sì, oppure non sanno cucinare il tofu, io, siccome ci vediamo vicini, tra l'altro, sono venuti a chiedere perché non erano in grado di farlo, ecco, manca proprio... Quindi si trovano a fare delle cose che, di cui non, hanno, non sanno, non sono abituati, non c'è l'idea. Poi è difficile, ma sì, gestire le due cose, cioè fare quello che fanno e poi... Perché appunto non è solo una questione di che non ci sia la carne o il pesce, essere vegetariani, anche proprio un modo di vivere il cibo, di vivere il cibo anche come relazione. Per cui sì, non è sufficiente dire vabbè. Sì. Sì. Sì, beh, la cosa si sta diffondendo, insomma, se la scuola comunale chiederà a me di fare il tofu, a me è solo che piacere, vuol dire che c'è una domanda, però meno nella nostra realtà, quello che ci tengo a sottolineare è questa unità di significato, non è slegato l'uno dall'altro, cioè il valore dell'educazione, della crescita come persone. Ecco, è collegata anche al cibo, non sono due cose diverse che vanno separatamente, non possono andare separatamente. Sì. E giustamente il fatto di tenere a casa quando ho venuto un altro gusto, però il discorso che anche a scuola quando si ha l'immagino che ha avuto una proposta di risolvere quindi mettere la mia cucina per la certificata e ho abbandonato un po' perché l'avevo venuto in tutti. Ho capito di altre mamme che hanno detto le rame come approcciare noi genitori, non tutti i genitori, magari con quello che è il suo genitore, per cercare effettivamente di fare una proposta diversa che possa tenere conto di questo pensiero. Cioè, da singolo genitore immagino come ascolti, no? Cioè, come gruppo, magari trovando la possibilità di confrontarci, se effettivamente noi possiamo avere una possibilità in più come proporci, nel senso di dire, così non vi diamo delle ricette, o qualcosa, documentate, riprovate, fate delle prove, vedete se così. Secondo me funziona sempre nel momento in cui tu, no, non lo è mai, ma nel momento in cui voi come gruppo pensate, desiderate e sognate la stessa cosa, allora deve esserci sì la possibilità di un confronto, se viene accolto deve essere però un confronto in cui tu fai delle proposte concrete, non puoi delegare a chi non si occupa di questo o non è o è lontano da questo di interessarsi. Tu difendi la tua esperienza. La semplice è quando c'è una mensa interna, ma quando c'è una mensa esterna diventa un corso. Assolutamente. È quello che uno dice, allora io come genitore devo mettere un attimo a valutare se mandarlo in questa scuola o in quest'altra scuola. Perché effettivamente tu puoi anche mettere il bambino a parlare, ma se lui c'è. Ovviamente ci sono tre bambini che stanno a fare. Cioè. Se è una mensa esterna, ti dicono no, non si può fare, ma non si può agire anche. Certo, però voglio dire, personalmente credo che il bene che vada rispettato è il bambino, quindi non sarà quel pasto diverso dal tuo e che tu non condividi che rovinerà il tuo bambino, perché lui quando tornerà a casa mangerà strabene e avrà anche tutto il significato che i genitori danno, quindi non credo che sia quello, ma questo non vuol dire arrendersi e subire, vuol dire però avere una visione di qual è il valore che ha. Può essere diverso il tuo dal mio. Io credo nel valore della relazione
e quindi penso che questa sia la mia priorità, ma è personale. È come quando i genitori da noi, che a casa mangiano, diciamo, normalmente, cioè mangiano la carne, mangiano la pasta tutti i giorni, e se non è pasta è riso, loro nel tempo vengono e mi confidano il fatto che loro si sentono tranquilli perché comunque un pasto giusto è garantito da tutti i punti di vista, cioè, dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista della varietà. No, cioè io non so che sono mio figlio adesso. Però credo di evitare che iniziasse un dialogo, sennò poi scusano posso finire su questo, però lasciamo un attimino, pensiamo un attimino che sia un po' espresso con più così precisione, così riusciamo anche poi a fare delle domande alla fine. Chiedo scusa se sono stato più brusco, lo interrompo, però stava trasformandosi in un piccolo dialogo e magari veniva una scusa per gli aspetti. Però colgo l'occasione di questa domanda perché è molto molto importante per sottolineare un aspetto che un pochino la corte dei bambini si vede in qualche modo che è contraddistinta nella propria attività, che è quella della lentezza e della lunghezza del tempo. Un'altra caratteristica importante dell'offerta del centro infanzia, quindi da 1 a 6 anni senza interruzione, torno su questo punto perché è molto importante, è quella della possibilità di avere, come ha più volte sottolineato Morena, la possibilità di costruire una relazione importante con i genitori, perché è quello il ponte che ci permetterà di costruirla poi con i loro bambini. Ma questo è concesso solo, purtroppo, o comunque è un dato di fatto, se il tempo è a nostra disposizione. 5 anni sono tanti anni nella quale in questo periodo, un lustro, può nascere qualcosa di importante, che è una piccola cultura che si sviluppa in un luogo, che può essere poi divulgata una volta che si esce da quel luogo, come un pezzettino di storia, un pezzettino di cultura da inserirsi in quella più grande. La cosa fondamentale, secondo me, proprio anche per rispondere a questo appunto, mio figlio va in una scuola dove la mensa è esternalizzata e quindi è difficile chiedere qualcosa di preciso. Ho capito bene, no, la questione. Ok, questo è chiaro che è un problema che è difficilmente risolvibile, perché la mensa è esternalizzata, non è, fanno pasti per centinaia di bambini, è difficile rispondere alle esigenze di uno di due. Come se uno o due bambini godessero di meno diritti degli altri in generale. È vero questo, è un diritto in qualche modo calpestato, ma è anche altrettanto vero che il nostro contributo può nascere con il confronto e con la relazione. Magari i frutti ce l'avranno i bambini che verranno dopo, perché appunto il lavoro è lento, però io vedo che in questi 20 anni tantissimi passi sono stati fatti e noi abbiamo contribuito quando ci siamo accorti che chiusi non ripaga. Paga tantissimo quando ci si apre al confronto non pensando di avere una verità in mano. Questo per noi è stato sembra una cosa molto, molto scontata, ma è stata una conquista molto forte da un punto di vista etico e culturale per noi. Per cui il confronto con chi non è vegetariano, il confronto con chi non è vegano parte sempre dal presupposto che sono punti di vista sul mondo e dal mondo che possono essere leciti e che possono essere inquinati uno con l'altro in maniera virtuosa. Allora, l'obiettivo è quello di avere un giorno anche mensa esternalizzata, l'obiettivo sarebbe quello di avere mense interne, tutte piccole, in modo tale che possa essere gestita anche la particolarità poco più microscopica. Però dobbiamo fare i conti anche con la realtà, bisogna fare i conti con una realtà che è un po' diversa, quindi modificarla è sempre un processo lento. L'unico processo, secondo me, rivoluzionario è quello culturale. Per cui piano piano far sì che noi diciamo la nostra, ma se vogliamo che la nostra sia accolto come pensiero, deve essere accolto come quello dell'altro. Ed è questo un punto importante che ci ha portato, ad esempio, ad una scelta molto emblematica. Non c'è nessun tipo di normativa che impone la vidimazione del menù da parte degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, da parte del SIAN, che è il servizio alimentazione dell'USL. Noi quest'anno abbiamo deciso di farci vidimare il menù.
stiamo percorrendo questo percorso e siamo contenti, costa molta fatica perché ti devi confrontare con una realtà molto competente, ma molto, e proprio per questo molto ferma nella propria, nelle proprie opinioni. E giustamente anche dico, ognuno ha fatto il suo lavoro. Anche loro hanno sviluppato un menù vegetariano, no? E stiamo cercando di mettere a confronto le differenti esperienze. E noi ne abbiamo proposto un altro, stiamo lavorando perché questo naranjo diventi vidimato. Cosa significa vidimato? Significa che abbia un imprimato istituzionale, che non è che lo renda migliore, non è che lo renda in qualche modo più scientificamente corretto, perché anche il nostro è assolutamente scientificamente corretto e supportato da valenti esperti in questo senso, però la vidimazione diventa emblematica di un percorso che stai facendo di rapporto con il territorio, che ti porterà poi successivamente ad avere un riconoscimento e anche quindi la possibilità di scambiarsi culture, perché se ci si chiude in un recinto abbiamo i nostri bambini belli, felici e contenti, e tutti gli altri? Allora noi dobbiamo pensare ai tutti, perché i bambini tutti sono nostri figli, passatemi questa figura retorica, tutti lo sono, non solo il nostro, per cui noi dobbiamo riuscire in qualche modo a garantire il meglio a tutti i bambini, e per fare questo dobbiamo lavorare con grande lentezza e grande anche umiltà, e quindi vorrei aggiungere che nell'attività con i bambini per noi il cibo è sempre rientrato in questo progetto pedagogico, c'è sempre stato, cioè, forse si è visto, i bambini hanno sempre impastato, hanno sempre lavorato con il cibo e partecipano continuamente, ma non tanto per fare o per manipolare e basta, ma proprio con un'idea anche di rispetto. Cioè se si fa il pane, si fa il pane, non è una cosa che poi si butta via, poi si mangia. Ecco, questo ha creato un valore che dovrebbe essere nella nostra natura, io credo, ma che abbiamo un po' perso facendo la vita che facciamo. Quindi non c'è più la donna o la mamma che faceva in casa, non c'è più tempo per questo, noi l'abbiamo un po' recuperato. E questo anche è passato ai genitori, per cui anche andare a casa a fare i biscotti piuttosto che la pasta è diventato una consuetudine importante che ha valore non solo per il rispetto al valore del cibo, ma anche nei confronti della relazione che una mamma o una nonna o chiunque se sia instaura con i bambini, è un valore per i bambini che, e quindi abbiamo dei bambini che già elementari riuscivano perfettamente a fare la pasta, a farla proprio, ecco, è stato è una grande emozione quando li vedi poi che hanno, arrivano a Trieste, chiaramente non è stato solo merito nostro, è stato merito sicuramente delle nonne, una qua fila di valore che abbiamo qui, che lei partecipa attivamente a questa cosa e quindi insieme vedi poi dei bambini che arrivano alle medie che sono perfettamente in grado e sanno distinguere, poi loro scelgono perfettamente perché scelgono in base al tuo esempio, ma capiscono da sé, cioè io, almeno per i miei figli è stato così. Sì, se gli è valore, senza obbligarli. Questo il pane di cui parlava Morena è il pane che noi facciamo tutti i giorni con i bambini e che mangiamo a pranzo. E quindi non giochiamo a fare il pane, ma lo facciamo perché lo si deve fare, perché se lo vuoi mangiare. E come anche la cucina è un luogo in qualche modo centrale della nostra proposta, del nostro luogo. La cucina è un luogo che è frequentato come nelle nostre case, è il luogo è il fuoco della nostra casa. E qui ovviamente con i limiti che una comunità impone. E, ecco, due minuti e concludiamo, vedo un incedere minaccioso. Anche tre. Allora, dicevamo, gli alimenti di origine biologica mi suggeriscono anche un altro aspetto, la stagionalità. La possibilità di offrire ai nostri bambini
alimenti di origine biologica significa sottolineare che questi alimenti hanno un rapporto con il mondo, un rapporto con la natura, e quindi ci sono adesso, non ci saranno dopo, ma dobbiamo aspettarli perché tornino. Questo è un elemento che contraddistingue anche tutto il resto della proposta che noi facciamo ai bambini. È un luogo in cui la stagionalità e quindi il mondo di fuori è... noi siamo parte del mondo di fuori, siamo un tutt'uno, per cui dalla nostra proposta come maestri, io in particolare mi occupo dei bambini di uno dei nostri centri di infanzia, di quelli che vanno dai 3 ai 6 anni. Il nostro modo di stare è quello di ascolto della natura e del mondo, per cui certe attività vengono fatte in un certo momento dell'anno perché sono più in linea, sono più coerenti con quello che stiamo vivendo, quindi non c'è un essere avulsi rispetto al mondo di fuori. Se, un esempio classico, ad esempio, siamo in autunno, andiamo a farci una passeggiata nel bosco, questa è fare scuola. Il cartellone con la foglia, per quanto veramente raccolta e appesa, non è, a nostro avviso e nostro umile pensiero, non è fare scuola. Fare scuola è quella di vivere dell'esperienza. Allora andare a fare una passeggiata cantando una canzone oppure no, se non se ne ha voglia in mezzo all'autunno, significa viverlo l'autunno. Un pochino come il pane, lo facciamo per mangiarlo, un pochino facciamo la passeggiata perché ci piace camminare. E ci piace camminare, adesso siamo in autunno, ma fra un po' saremo in inverno, faremo nello stesso posto. Non vado ad astrarre o in qualche modo rendere simbolico un qualcosa che in realtà lo posso vivere in maniera concreta guardandomi attorno. Ecco, questo è uno sforzo che sempre più purtroppo le scuole materne tradizionali impongono ai bambini, uno sforzo per il quale forse non sono ancora pronti e non è neanche giusto imporlo proprio per questo, che è quello di astrarre sempre e continuamente concetti invece di viverli nella concretezza delle loro possibilità e della completezza anche della possibilità. La nostra è una cooperativa, la nostra è una cooperativa che in questo momento ha 30 soci, tra soci e socie, ci sono 5 soci volontari, 25 soci lavoratori, 35 nel complesso sono gli addetti, quindi è cresciuto un pochino in questi anni. La richiesta da parte delle famiglie di accedere al nostro luogo, non solo perché è una proposta vegetariana della cucina che noi offriamo, ma per la globalità dell'offerta, aumenta sempre di più, soprattutto nella fascia della scuola materna. E questo probabilmente, un piccolo collegamento a quello di cui parlavamo prima, perché un pochino di cultura, intesa come patrimonio di conoscenza, che si sta in qualche modo fortunatamente divulgando, porta ai genitori la richiesta alle scuole di un certo tipo di attenzione, di un certo tipo di posizione e di un certo tipo di idea di bambino. E nel momento in cui la scuola non è in grado di offrirgliela, i genitori vanno a cercare altri luoghi. Il bello sarà quando i genitori riusciranno a chiedere qualcosa e la scuola poterglielo offrire. Però è già molto significativo il fatto che esistano sempre più genitori e famiglie consapevoli che forse la risposta tradizionale non è quella ideale, per cui vanno a chiedere, cercano e vanno a cercare dei luoghi che sono più confacenti a quelle che sono le proprie esigenze e soprattutto, lasciatemelo dire, le esigenze dei bambini, che sono i principali artefici, dovrebbero esserlo almeno, delle nostre scelte. E non semplicemente perché rispondono a delle nostre esigenze di adulti, bisogna stare attenti anche a questo aspetto qui. Abbiamo 4 servizi, 2 sono centri di infanzia con le caratteristiche che vi ho detto, da 1 a 6 anni, gestiamo un asilo nido aziendale. Questa è stata una grande scommessa che per questo noi abbiamo scelto di correre, di giocarci questa scommessa. Noi gestiamo un asilo nido aziendale di un'azienda che non c'entra nulla col vegetarianesimo, anzi, tantomeno con l'essere vegani, perché noi gestiamo l'asilo nido aziendale di Cheski, di Glasso, no? Quindi un luogo che è potenzialmente agli antipodi. Ma noi abbiamo scelto di, quando ci hanno proposto la conduzione, noi all'inizio ci siamo detti no, non c'entra nulla con noi, non c'entra con il nostro mondo. E invece
abbiamo scelto, e secondo me è stata una scelta importante, una scommessa culturale importante, di confrontarci e di cercare di portare un nostro modo di fare e di essere laddove ce n'è più bisogno, passati questa cosa, perché trincerarsi, questo per me è una battaglia politica personale di maestro e di cittadino, trincerarsi in un fortino non serve a nessuno, bisogna uscire, bisogna avere il coraggio delle proprie pensieri, confrontarli e avere il coraggio di modificarli laddove è necessario perché un certo tipo di benessere possa essere ampiamente diffuso e che perché tutti i bambini ne hanno il diritto, non ne hanno solo il diritto quei bambini che hanno la fortuna di avere dei genitori che in qualche modo hanno fatto questo percorso. Per cui la nostra è una battaglia, è un'esagerazione ovviamente, è una figura retorica eccessiva, battaglia, però è una scommessa forte. Da quasi dieci anni lo gestiamo, non siamo riusciti a imporre una dieta vegetariana, però siamo riusciti ad avere solamente alimenti di natura biologica. E la carne, grazie a noi, è presente solamente una volta ogni 15 giorni. Però è stata una conquista importante. E secondo me è una conquista, questa ad esempio, molto più importante di aver lavorato su un terreno che era già molto fertile. E l'altro servizio, che dicevamo che ne avevamo quattro, è un micro nido, è un piccolo nido che abbiamo ad Arce di Pescantina, abbiamo appena aperto un anno fa, esisteva da prima e adesso lo gestiamo noi. Facciamo anche un po' di formazione per chi ce la richiede e abbiamo un servizio che si chiama la corte dei genitori, non dei bambini, è totalmente gratuito per i genitori, che mette a disposizione una serie di competenze che in qualche modo gratuitamente alcuni esperti mettono a disposizione, c'è un nutrizionista, c'è una pediatra omeopata, c'è una psichiatra, c'è una psicologa, in qualche modo cerchiamo di venire incontro a quelli che possono essere i bisogni a 360 gradi, noi come attori di questo progetto, le famiglie e, lascio per ultimo perché adesso è l'ultima parola che vorrei pronunciare, i bambini. Bravo.